amo più biasimare una cosa non biasimata da alcuno che il concorrere in lodar quello che alcuno non biasima. Ho elogiato il boia che tutti schifate, ma se riflettete il servizio che rende la società è impagabile, che la depura dagli abietti criminali. E questi miei pensieri hanno scandalizzato molti, anche fra gli amici dell'Accademia degli Umoristi. Per sfatare i luoghi comuni, seguendo l'esempio del grande Aristotele, ho intrapreso a indagare e sottoporre al giudizio della ragione non solo il cielo e la terra, i loro elementi, proprietà e movimenti, anche per contraddire Galileo, ma tutte quelle cose quotidiane che guardiamo senza vedere. Perché sono state create le mosche? Perché sono state create le foglie degli alberi? Perché non si trovano fiori neri? E a proposito della secchia, mi sono chiesto, perché nel cavarsi l'acqua del pozzo la secchia pesi più fuori dell'acqua che dentro? E non mi ridete se chiedo perché, essendo i nostri peli come l'erba della terra, non nascono uomini coi capelli verdi. E perché i bambini non nascano coi denti e i vecchi incanutiscano? E perché agli uomini invecchiando manchi la vista? Ho voluto indagare perché la donna pianga più dell'uomo e perché gli uomini siano più prudenti delle donne. Perché le donne si pregino tanto della bellezza corporale, che è cosa caduca, e perché s'amino le donne brutte. Ho indagato i costumi dei popoli vicini e lontani. Mi son chiesto perché si dice che i modenesi guardano volentieri nei pozzi e perché i ferraresi abbiano in costume non si maritare il maggio. E perché gli spagnoli onorino tanto le donne loro? E perché i francesi portino i capelli lunghi? Ho indagato i sentimenti dell'uomo dai più nobili dell'ira, virtù motrice a grandi imprese, e dell'onore, il cui continuato possesso costituisce la vera nobiltà ai più bassi, schiavi dei sensi. Mi sono dunque chiesto perché l'uomo è il più lussurioso degli animali? E perché è il più crudele? Quale di tutte le passioni sia la più intensa e vigorosa dell'uomo? L'ira, l'amore, il terror della morte, il desiderio d'onore o il timor d'infamia? E perché gli amanti inclinano al poetare? E quanto alla politica, è peggio per uno Stato che il principe sia cattivo e i consiglieri buoni o il principe buono e i consiglieri cattivi? E se sia peggio per uno Stato che il principe sia troppo rigoroso o troppo piacevole? E forse pensando a mio figlio Marzio, mi sono chiesto onde venga che di padri di molto senno nascano figlioli balordi e di padri balordi figlioli di molto senno. E in tutto questo indagare ho misurato la superiorità dei moderni sugli antichi.